Subito verso Colace. Centralmente da Pace che calcia e per poco non trova il bersaglio grosso alla sinistra di Vacca. Sempre Guzzi che gioca corto. Eccolo Guzzi, alza la testa, sguardo in mezzo, pallone dentro che passa e per poco non trova la deviazione vincente Roberto Colace. Numero 10 Palombi che va a pressare molto generosamente. Adesso di nuovo Guzzi largo sulla sinistra, può guardare la porta e calciare. Vacca respinge e poi Rossi mette fuori. Non è finita ancora Organic, che adesso prende il breme sull'acceleratore, poi il destro Vacca, poi rimane lì e qua se la cava alla grandissima Rossi ad anticipare Guzzi. Numero 13 Visca se ne incaricherà, la torna verso Pattelli, di nuovo Visca, bella la finta di Visca che entra in area, calcia direttamente in porta, si oppone con il corpo Sorcini. Uno solo in barriera, fisca l'arbitro, Pattelli calcia direttamente in porta e sfiora la traversa con Colace che viene fermato dalla rimonta di Rossi, poi qua deve liberarsi del pallone, non riesce a farlo. Numero 5, poi il destro deviato da parte di Guzzi e questa era un'altra occasione in verticale a mettere in movimento Colace verso Guzzi. Adesso arriva Roberto Colace, il cross in mezzo che diventa un tiro e prende il palo che taglia il campo, poi si ferma e serve Guzzi, può guardare la porta ma è schermato Rossi molto bene qui, mette in movimento Visconti che calcia in porta e para Sorcini. Vediamo se andrà a lungo anche stavolta Vacca. È così, va a lottare stavolta Bonini, appoggio di petto Visconti, spacca la porta e batte Sorcini, vantaggio Campus Eur, bellissima questa volta l'azione, è andata a buon fine. Deviazione di Bonini che era rientrato in difesa a proteggere sul calcio di punizione precedente, quindi calcio d'angolo. Cross al centro, il colpo di testa da parte di Gerlini che non trova la porta di Vacca. Prova ad accelerare, c'è una manovra qua, grandissimo pallone a tagliare l'area di rigore, poi il destro, la pareggia così il numero 8 Alessandro Colace, ma grandissima la palla di Corrias, illuminante. Protesta tantissimo Bonini, mentre intanto siamo dall'altra parte perché l'Organic Club va in porta con il gol del numero 10 Guzzi, la ribalta la squadra in maglia bianca 2-1 e adesso si mette male per il Campus Eur. Palombi dalla bandierina di sinistra, spiovente sul secondo palo, ha provato a colpire di testa Visconti, palla di poco fuori alla sinistra di Sorcini. Visconti e Visca a popolare l'area, pallone deviato che sfiora il pallo alla destra di Sorcini, c'è calcio d'angolo, l'ultimo tocco è stato di Gerlini, guadagna metri, pesca e trova il sinistro, poi ancora Vacca non ha trattenuto, ha punito il numero 6 Corrias e va sul 3-1 l'Organic Club che adesso vede veramente vicina la salvezza. Visconti prova a inventare qualcosa il numero 8, un po' di spazio Pattelli in realtà che calcia e trova la deviazione di testa di Bonini che non trova la porta, ma questa è un'altra occasione. Pattelli, colpo di testa di Zappa là, anche quello di Colace, poi adesso Roberto Colace capisce tutto, intercetta l'azione il numero 8 Visconti che ha calciato, non ha trovato di nuovo la porta. Zappa là, grande sterzata, poi grandissima sponda da parte di Corrias, il destro da parte di Merli ha trovato l'opposizione di Vacca. Questa Pattelli, altra azione anteriore, il campus alla disperata. Pattelli calcia a terra Parasorcini, Corrias avvicina a Settamasi, raddoppiato da Baislach e Rossi, la tiene sulla bandierina, poi la lavora molto bene di tacco, mette in movimento Tamasi, poi Palombi, palla che arriva a Corrias, cross in mezzo, poi il destro di Merli che non chiude la partita, per pochissimo non va sul 4 l'Organic Club. Calcio d'angolo battuto da Visca, secondo palo, palla che attraversa tutta l'area ma non c'è più tempo, triplice fischio, l'Organic Club è salvo, la partita che si era messa malissimo ma con cuore e sacrificio è riuscita a rimontarla e a riprendere una partita che in tutta onestà sembrava difficilissima da rimontare,
disperazione e delusione invece lato Campus Eur.